Stavamo facendo l'installazione di questa lavatrice Beko e leggendo le istruzioni ci siamo accorti che fortunatamente ci sono da rimuovere questi bulloni che servono per il trasporto, ma in realtà non, diciamo, non, nel nostro caso non sono servite, era imballata, ma perché se si lasciano possono danneggiare il funzionamento della lavatrice. Quindi sembravano fatti apposta, che sono quattro qua. Praticamente sono come dei tasselli in un certo senso, va a pressione qua dentro e poi infatti ce ne siamo accorti perché c'erano quattro coperchietti come questo Questi. qua, dove è venuto? Come questi qua, cinque ce n'erano veramente, però uno c'è già, quindi ce n'è. E vabbè, un po' scettici ci siamo messi a togliere questo, cioè è una sciocchezza, però bisogna essere sicuri, io avevo un po' dei dubbi. Quindi con una chiave da 10 va allentato il bullone, non esce del tutto, rimane mollo così. Poi con una pinza si può tirare e ci si aiuta un attimino piano piano. Ora, se uno non vuole rovinare un po' delicatamente. Proprio a pressione basta. Ok, niente, tutto qua. Però appunto noi ce l'avremmo lasciato, è stato un caso che l'abbiamo tolto e poi ci si mette sul tappino. Così, boh. Ok. No, nel nostro caso erano quattro, in realtà i tappini sono cinque, forse in altri modelli c'è anche un altro di questi bulloni, di questi tasselli qua.